Una giornata importante riaprirà il presidio della polizia qui all'interno. Sì, è rimasto chiuso per qualche mese per problemi di risorse nazionale, un problema che non riguarda solo Imperia. Imperia è una piccola questura dove chiaramente il numero di uomini è un numero di uomini limitato, però una riflessione andava fatta perché comunque il posto fisso di polizia rappresenta uno snodo operativo e preventivo e strategico fondamentale all'interno di una struttura ospedaliera come questa. Lo diceva l'assessore Viale in conferenza, lo dicono i numeri questo? Sì, lo dicono i numeri, ma qui è più un discorso preventivo che repressivo, perché molto si lavora anche sulla vivibilità di questo contesto e quindi tanti sono i comportamenti anche di inciviltà che non hanno rilevanza penale, la mancanza di correttezza nei comportamenti, gente che si stanca perché magari attende troppo e poi arriva ogni genere di persone in questo contesto. Quindi è importante l'intervento preventivo per evitare di. Quello repressivo viaggia sugli effetti e quindi siamo un po' già in ritardo, quindi dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione e quindi l'aspetto preventivo soprattutto nella presenza dell'operatore che è una presenza di sicurezza, lo ribadisco rispetto a chi fa vigilanza che è un contesto completamente diverso, nei reparti soprattutto più a rischio, più sensibili, più critici. Grazie.